mondo grasso. Brescia, Brescia, scusa, Brescia, Brescia così, hai occhi in Brescia. Ma insomma, come devo fare con voi? Quando mi cerco non mi trovo mai. Vi ho detto di andare all'Hotel Tricolore a controllare un certolino meglio. Ci siete andati? Sì, signor maresciallo! Beh, siete qua. No, maresciallo, non l'abbiamo trovato. E beh, voi che avete fatto? L'avete fatto un rapporto o qualcosa? No, io ho detto fino a questa, aspettiamo, darsi che lui lo vedi, là, chiamoci. Ma che stai dicendo? Come fai a paradire? Grazie. Quando un detenuto si trova agli arresti domiciliari anche presso un hotel, perché c'è qualche detenuto che non ha l'abitazione, se ne va in un hotel. Abitoglia, quando se non viene trovato nella suddetta abitazione, va subito segnalato e riportato nelle carceri, sono state chiare? Ma diciamo, io per questo ho detto vicino a questa, aspettiamo, quello viene e noi lo arrestiamo, dai, diamoci. Va bene, dopo so io come fare, dopo mando una pantera con il maresciallo Antonio Sarnelli e cerchiamo di risolvere tutto, esatto. Va bene? Sì, signor maresciallo. Tutto a posto per il resto? Sì, io vado a fare una commissione, mi raccomando voi, non fate pallore, ok? Maresciallo, è vero, quella dà fastidio a parecchie persone. Parecchia. Specialmente agli uomini. Maresciallo, voi mi capite? Ho capito, maresciallo. Ho capito. Anche su questo non c'è problema. Dopo manderemo un'altra pattuglia e andiamo a vedere anche la signora. A proposito di questo, Luongo, io mi dovrei parlare. Dito, maresciallo, dito. Io volevo dire. Sì, Luongo, vi dovrei parlare. Sto qua, maresciallo, dito. Dio. Siete con voi? No. Chi siete voi? Grasso. Grasso e Lungo? Sì. Lungo e Grasso? Sì. Saluto, ma chi parla da si ricognome di voi? I nostri genitori. Ah, indovinate, io comunque devo parlare con Lungo. E lui? Lei si faccia da parte. Si faccia da parte? O maresciallo, da parte? Hai capito fatto lui? Chiamo maresciallo, mi date, parla tu con me. Ma come ti permetto? Carabiniere di periferia, io sono sempre il maresciallo, non dimenticarlo. Sì, signor. Stai sempre attento. Alzati. Sì. Alzati. Rifo. Sì. Alzati. Rifo. Sveglia. Volevo chiederti una cosa. Sì. Se per caso hai visto in giro. No, non l'ho visto, maresciallo. A chi? A Ciro. O frate Ciro Becco, no? No. Se per caso hai visto in... C'è un articolo prima. C'è un articolo prima? Sì. In giro. In giro, sì. In giro, se hai visto per caso nel quartiere. Donna Rosa. Donna Rosa? Sì. Alla di un cresciò. Non ho visto per caso Donna Rosa. Mi sono grassato, già. Ciao! Chi è? Suo maresciallo! Caccia faccia, grazie, chi c'ha sbocco qua? Allora non posso da fare! Ma sono questo da cammino! Poi dici che raccontano le barzellette sui carabinieri. Volevo dire, se per caso da stamattina hai visto in giro per il quartiere Donna Rosa. Ah, buon quartiere! Ma vado a fare buon quartiere! Ma roba e al barile! Ma come devo fare? Come devo fare? Da stamattina guarda il movimento labiale mio. Se per caso per te da stamattina c'è stato il disarcivescovo di Costantinopoli Zasse, non c'è stato, dunque precipitevolissime commenti, tu devi imparare a dire tre tazze strette da tre strette tazze e mi prosciutto sprosciuttatissimamente sprosciuttata. È chiaro? Ma la pugnata a letto! La pugnata a letto! E per caso la stamattina hai visto in giro Donna Rosa. Ah, oh, Donna Rosa! Finalmente, sei scelto da lei. Angela Vene, Donna Rosa! Donna Rosa! Che hai capito? Che hai capito? Stai sugli attenti. Donna Rosa! A proposito, Grasso! Sì, maresciallo, ditemi. Io qualche minuto fa ho ordinato due caffè. Sì. Sono arrivati? Non sono arrivati ancora, però stanno al momento perché non ci hanno venuto a veloce. Benissimo, allora io vado dentro a fare un altro servizio, sempre se ci riesco. Appena arrivo già cominci con il caffè, voi mi chiamate, va bene? Sono nell'autostrada! Ma lasciamo, eccolo qua, già cominci, sta arrivando! Arrivo! Anna ci sono benzina! Ti assato, vai! Aiuto! Fermi tutti! Polizia! Ma qua polizia!
La passa niente, io sta casa, una canta. Ecco qua fai che muppa. Se non porti i soldi masti, chi le vuoi dire? Ha ragione, vai una mano e raccogli le tazzine. Raccogli le tazzine. Da terra, dai, forza, c'è la comina, prendi il bastone e vieni vicino a me. Come devo fare con voi? Vi rovinate una caserma, ma che hai detto qua? Due caffè quanto costano? Marisha, 400 lire. E se volete, ma proprio se volete, avanzate. Dunque 400 lire, la dico femmina, pigliate forse 800 lire, ci va avanzate. E va bene, vedi, che vado a dire che mi ha fatto il mondo lì in casa. Vedi, questo che cos'è, Giacomino? Bile. Questo che cos'è, che cos'è? Com'è bella, eh? Ce l'ha provato. E a pensare che io facevo le paghe con 50 di queste, adesso non bastano più, vedo che io facevo tutto bla 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 bla, 50 di queste se ne andavano, adesso non bastano più, vedi? A cacciate lì. E vabbè, che ti devo dire? Qua ci stanno 1000 lire, vedi? 400 lire, paghi il caffè che è caduto, altri 400 lire vai a prendere altri due caffè e 200 lire, proprio se volete, cioè uomini, che vi devo dire? Proprio se volete vi pigliate i mazzetti, va bene? Grazie, grazie, ma lasciamo. Vai, fino a presto perché tengo voglia in un caffè. Va. Hanno ucciso! C'è stato, mamma, c'è stato! Che bella ragazzo! Voi, ma chi sta proprio c'è? Chi l'hai scelto? 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 Bocca chiusa, senza cantare. Bocca chiusa da me. E vabbè, restate qua. Ma a dire che la prossima volta vi manderò... Felicissima sera. No, grazie, pure a te famiglia. Voi, ma non mi ha detto quanto sto voglio uccidere. Ma come ci fa? Vai, ma come ci fa? Voi non capite mai niente, non capite. Voi non capite niente, voi non eravate accorti che voi rappresentate lo Stato, voi siete lo Stato. Noi siamo stati, capito? Ma io non ci vado nessuna parte, da cominciamo! Voi siete lo Stato, no? Voi siete stati, voi siete lo Stato. Io scommetto che non sapete neanche che significa E-I, che significa? E-I, che significa? E-I, che lo so? E-I significa esercito italiano. Ehi, comunque statemi a sentire bene, a mille orecchie. Adesso si parla sera, nel frattempo arriva il caffè. Dovrebbe arrivare un amico mio. Io non ci sono, ho da fare una cosa molto importante, dunque voi adesso a me mi vedete? Sì. Ma io non ci sono. Voi mi sentite parlare? Sì. Ma io non sto parlando. Voi mi guardate con gli occhi, giustamente, è vero? Sì, sì. Ma non muoverì, io mi muovo per voi. Sì. Ma non muovo, io ci sto per voi. Sì, sì. Ma non ci stonga, spero di essere stato chiaro, io non ci stonga per nessuno, chiarissimo, nessuno. Chiarissimo. Ma non mi faccio tuo, va bene.